Il nostro percorso attraverso i 18 comuni della Val Flompia inizia dal paese più piccolo, addirittura il secondo paese più piccolo della provincia di Brescia dopo Magasa. Irma è un piccolo centro posto a 850 metri di altitudine, confina con i comuni di Bovegno e di Marmentino. Attualmente conta 134 abitanti. Il sindaco di Irma, Mauro Bertelli, ha il quinto mandato consecutivo. Se dovesse dare una descrizione di Irma oggi, cosa direbbe? Su una risposta del comune di Irma, il più piccolo della provincia, uno dei più piccoli della provincia di Brescia, perché siamo lì in conflitto con Magasa, siamo 134 abitanti. È un comune molto piccolo con dimensioni di 4 km quadrati, più vasto il bosco che diciamo agricolo. Problemi a Irma, voi ben sapete che siamo col bostrico, è una realtà che proprio in proporzione è stato il comune più danneggiato dell'Alta Valle Trompia. Parlo anche di bilanci, abbiamo un avanzo di 14.000 euro e di 15.000 euro e 14 per impegnare in opere pubbliche. Abbiamo finito un'opera al cimitero, abbiamo fatto dei piccoli ossari e proprio l'ossario comunale. Stiamo lavorando in malghe per due acquedotti e abbiamo avuto un finanziamento dalla Regione Lombardia per un piccolo parchetto giochi e anche in accesso anche a portatori di handicap, e continuiamo pian pianino a avere dei finanziamenti che sono, abbiamo preso 85.000 euro e andiamo a ripristinare un immobile comunale, ex sede comunale, andremo a far dentro due mini appartamenti. Poi abbiamo un altro contributo di sistemare un po' la strada della Irma Vezzale, che è in condizioni bruttissime, dato il fatto che sono passati minimo dai 400 ai 500 camion carichi di legname, e abbiamo fatto una nuova pista forestale, chiamiamola pista forestale. Andiamo a scoprire adesso le bellezze e anche i segreti del comune di Irma. Michela Taboni è vice sindaco di Irma, nonché assessore alla cultura. Siamo nella bellissima sala civica, che è anche la biblioteca del comune di Irma. Ecco, dopo il Covid abbiamo deciso di portare la nostra biblioteca qui nella nostra sala civica per avere più spazio e per permettere comunque le attività
della biblioteca. Abbiamo preparato anche una mostra fotografica che era già stata allestita anni fa e in questi giorni l'abbiamo riproposta, dove vedrete degli attimi di vita di Irma, delle foto di famiglie, dai ricordi dell'infanzia e varie immagini di persone. Le famiglie in questa occasione avevano donato delle loro fotografie e noi ve le abbiamo riproposte. All'ingresso di Irma abbiamo visto un cartello con il secondo nome di Irma, Erma. Da cosa deriva questo nome? Dunque, si pensa che derivi dal latino Ermus, cioè eremita, paese piccolo, isolato. Nel 2022, Michela, sono arrivate due nuove parrocchiane. Una bellissima evento nel 2022, appunto due nuove parrocchiane, ma anche l'anno prima altri due. Diciamo che negli ultimi due o tre anni ci sono cinque nuovi nati. Negli ultimi anni erano un po' calate le nascite, invece dai, qualche famiglia ha deciso di rimanere a Irma. È l'ambiente forse ideale per crescere i bambini. Qualche difficoltà sicuramente c'è, però si può superare. Inoltre poi a scuola i nostri bambini vanno a Tavernole, sia come asilo e elementari medie, scuole medie vanno alla consortile e poi comunque siamo serviti molto bene con i pulmini, dunque non ci sono disagi. Con il vicepresidente della sezione ANA di Brescia, Giuseppe Cotelli, parliamo di questa colonia degli alpini qui a Irma. Stiamo entrando nella Casa dell'Alpino, una costruzione voluta dagli alpini bresciani che dopo la Prima Guerra Mondiale si sono ritrovati e per fare appunto sostegno alle famiglie bisognose che in quel momento avevano bisogno di supportare quegli bambini, ragazzi di famiglie, di magari soldati invalidi, di famiglie vedove che avevano bisogno di sostegno. Ecco, la colonia è stata costruita nel 1938 dai nostri alpini, appunto reduci dalla Grande Guerra. È stata ideata questa appunto opera proprio per dare la possibilità ai ragazzi della nostra sezione di Brescia, della provincia, figli di invalidi, figli di famiglie bisognose, poter venire a fare qualche giorno di vacanza e ritemprarsi appunto il fisico. Qui potevano passare dei giorni tranquilli con l'aria salubre di Irma e poter anche mangiare qualche piatto di pasta asciutta ritemprante. Roberto Rossi, il consigliere dell'ANA di Brescia, qualche cenno storico su questa colonia. E la colonia all'inizio non è stata questa colonia, ma una casa in affitto che il parroco aveva messo a disposizione. Già nel 25-26 iniziava questo discorso, portare i ragazzi a ritemprarsi e rinvigorirsi. Non a caso le prime cure che facevano erano elioterapiche, cioè il sole per concentrare il calcio in quello che era l'ossatura di questi ragazzi un momentino da nutriti. Sindaco Bertelli, uno dei vanti di Irma questa colonia. Beh sì, sì, siamo proprio onorati di questa struttura. Grazie agli alpini anche adesso hanno solo loro il problema, che spero che riescano a risolverlo, del riscaldamento per poterlo usare tutto l'anno. Torino Pozzali è tra i componenti della squadra antincendio del comune di Irma. Quali interventi siete chiamati in genere? Ma di solito quando succede un incendio abbiamo il compito di spegnimento, come protezione civile anche darci da fare per qualcosa, ecco, quello che succede. E svolgiamo attività di spegnimento, ma abbiamo anche svolto di mettere in sicurezza delle strade per tempesta vaia. Abbiamo lavorato anche noi come protezione civile. Fiore all'occhiello la sede, grazie a Regione Lombardia e Comunità Montana,
possiamo anche noi vantarci di avere questa bellissima struttura. Giovanni Ottelli è il capogruppo della sezione alpini del comune di Irma. Il significato, Giovanni, di questo monumento ai caduti? E siamo qua davanti al monumento dei caduti, a tutti i caduti di Irma, e qua abbiamo dei reperti della Prima Guerra Mondiale. Questo materiale è stato recuperato dal nostro alpino Turinelli Angelo. Qui abbiamo l'attestato che è stato fondato il nostro gruppo del 5 luglio 1925 e fra 2 anni avremo il centenario. Michela Zaboni, assessore alla cultura, siamo davanti alla bellissima chiesa di Irma con dei bellissimi graffiti. Questa è appunto la nostra parrocchia, realizzata da Vittorio Trainini nel 1953. Poi parliamo di questo bellissimo organo, è un Amati, un valore inestimabile perché è originale. Siamo all'imbocco del vicolo Tre Archi, un vicolo storico di Irma. Eh beh sì, direi di sì, perché a livello storico proprio faremo di tutto per recuperarlo, perché ne vale la pena, un vicolo storico per il comune di Irma. Sì, molto storico, lo possiamo definire vicolo Tre Archi, ma vicolo degli artisti, perché qua quando c'è un artista di pittura di sicuro viene al vicolo Tre Archi. Però vi faccio vedere anche che adesso ci avviciniamo via Stretta. Michela, l'acqua è una delle grandi risorse di Irma, siamo qui davanti alla fontana che dà il via al percorso I Sentieri dell'Acqua. Sì, noi facciamo parte di Ecomuseo della Valtrompia e del nostro percorso dell'acqua. Partendo proprio dal paese c'è la fontana quadrata, poi andremo anche altre fontane per arrivare alla fonte di San Carlo e dalla fonte di San Carlo partirà il Sentiero dell'Acqua. Sul percorso dei Sentieri dell'Acqua incontriamo questo strepitoso lavatoio che ha una sua bellissima storia. Bellissima struttura, lavatoio alla base del capitello, c'è inciso che c'è stata nel 1777 la divisione tra comunità di Irma e frazione di Magno.
Irma Terra di Artisti, Livio Corsini, Enrico Pidotti, scultori del legno. Di cosa si tratta, Livio? Noi siamo amanti del legno, abbiamo iniziato a scolpire. Io scolpisco più con le sgorbie che con la motosega, ma adesso è in voga la scultura con la motosega perché è più veloce. E abbiamo imparato a essere più veloci e si vede dalle nostre sculture. E mi sento onorato di averli. Mi hanno realizzato l'opera del gigante che con un grosso masso in mano sta buttando giù un masso e sotto c'è il figlio che l'ha fatto Livio, che forse sta dicendo: ma cosa stai facendo, papà? Siamo in uno dei luoghi più suggestivi del Sentiero dell'Acqua. Tra l'altro siamo su un ponticello che avete costruito voi recentemente. Sì, siamo sul Sentiero dell'Acqua, realizzato nel 2016 con un progetto a sistema museale dove siamo stati premiati sia da Comunità Montana e da Regione Lombardia. La scuola del bosco, Memori del bosco, qui è il luogo dove si divertono i bambini. È un piccolo spazio per far divertire i bambini e per far capire cosa c'è nel bosco, sia a livello botanico ma sia anche a livello della flora e degli animali che ci sono nel bosco. Siamo nello studio di Tiziano Calcari, qui a Irma, il sole che batte, davvero è la migliore atmosfera possibile per poter pitturare. Questa atmosfera invade proprio questo studio e anche il sentimento di me che sono pittore e riesco a trasportare anche sulla tela cose che ho dentro, insomma. Sicuramente Irma dà spunti molto importanti anche per il discorso pittorico e molto, si presta tantissimo ad avere degli spunti e dei nuovi stimoli per l'arte. È un onore e anche un peso, nel senso di dire devi sempre fare le cose un po' bene e in modo e anche naturale, come appunto lo stile di vita anche dei miei compaesani, insomma. Si chiude qui il nostro viaggio nel paese di Irma, un paese che ci ha rivelato davvero tantissime emozioni. Nella prossima puntata andremo invece a Lumezzane, cioè il centro più popoloso della Valtrompia, dopo quello più piccolo, il centro più popoloso. Quindi appuntamento alla prossima, una comunità in forma.